Samuele, allora io direi se togliamo la slide di accoglienza, darei avvio ai lavori. Sono Federico Callegari, per chi non mi conosce, sono il responsabile del settore studi e orientamento al lavoro della Camera di Treviso, ma qui faccio le veci di moderatore dei lavori di questo webinar che vede collaborare assieme l'Osservatorio Economico di Treviso e Belluno, di cui sono coordinatore scientifico, con Unioncamere del Veneto. Il presidente Mario Pozza di Unioncamere del Veneto non può esserci causa ai suoi diversi impegni d'agenda, ma ha delegato me di portarvi i saluti, ma soprattutto di rimarcare il notevole impegno che lui, il sistema camerale Veneto, ha assunto su questa questione così emergenziale degli scenari energetici, ma anche in termini più ampi degli scenari di approvvigionamento, di cui oggi, no, parleremo con questo doppio taglio macroeconomico e tecnologico, di cui penso si sia ben avvertito, no, dalla stessa locandina, dalla stessa presentazione. Non è il primo seminario che facciamo sull'energia, ne abbiamo fatto uno a giugno, quando insomma, oltre alla pandemia, si era affacciato in modo purtroppo, no, prepotente e violento la questione bellica, sempre con la collaborazione di Prometeia. Ma ci tiene il presidente Pozza a rappresentarvi anche altri impegni che abbiamo in piedi come sistema camerale Veneto, giusto? Tra 15 giorni circa, il 14 dicembre, in un convegno organizzato da Banca d'Italia, sede di Venezia, porteremo insieme a Antonella Trevisanato del Centro Studi Unioncamere un ulteriore contributo conoscitivo. Abbiamo chiesto al nostro importante campione manifatturiero quali sono le strategie che hanno messo in atto le aziende a fronte di questi rincari energetici. Non spoilerizzo ovviamente nessun dato, ma vi invito poi a partecipare anche a questo evento che vede sempre rafforzata la rete dei produttori di dati in Regione Veneto. Entro l'anno, qui alla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, faremo un seminario di taglio operativo proprio su come si costituiscono le comunità energetiche, che è un'altra importante risposta, no, che si può dare al tema della dipendenza energetica. E giusto da domani abbiamo una serie di incontri, anche questi di taglio molto operativo, in provincia di Belluno, sul tema della filiera legno-bosco, su come valorizzare la filiera legno-bosco non solo a fini produttivi, ma anche con tutti i legami che possiamo immaginare rispetto a una filiera legno-bosco-energia allargata. Ecco, volevo, su incarico del Presidente Pozza, rappresentarvi questi nostri diversi impegni, ma entriamo nel vivo del seminario. Per l'introduzione dei contenuti di merito del seminario, cedo volentieri la parola al presidente dell'Osservatorio Economico, Domenico Dalbò. Samuele, dai il microfono, eccoci. Puoi attivarlo tu. Domenico, devi attivare il microfono. Oh, Eccoci qua. siamo. Perfetto, ti Siamo. sentiamo, ti sentiamo. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dell'Osservatorio Economico di Treviso e Belluno che è svolto in collaborazione con Unioncamere del Veneto, che ringrazio, e ringrazio il Presidente Mario Pozza per la vicinanza all'Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e Belluno. L'Osservatorio Economico che ho l'onore di rappresentare, riunisce tutte le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali delle province di Treviso e Belluno, assieme alle principali istituzioni quali la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Veneto Lavoro, le due amministrazioni provinciali di Treviso e Belluno, oltre a INPS e INAIL. Questa
rete storica di soci dell'osservatorio ha sempre avuto lo scopo di condividere dati, analisi e ricerche per una lettura integrata dei fenomeni economici che interessano i nostri territori. Anche oggi, con questo webinar, questa finalità viene perseguita con coerenza, facendo il punto sulla complessa istituzione dei rincari energetici e sul loro impatto sui settori industriali e sui consumi. A causa della pandemia e della guerra, i costi energetici e di alcune materie prime, come sapete, hanno conosciuto aumenti senza precedenti, mettendo in difficoltà le imprese e generando un'inflazione che ormai in Italia è prossima al 12%. I margini aziendali si stanno riducendo, si sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie. Finora ha tenuto l'export, ma sono sempre più evidenti segnali di rallentamento della domanda internazionale, come emerge dalla stessa indagine di Unioncamere del Veneto. Cosa succederà nei prossimi mesi? Come è cambiata nel tempo la geografia degli approvvigionamenti? Con quali costi per le imprese? Sono alcune delle domande a cui proverà a fornire delle risposte il primo intervento di stamane del dottor Claudio Colacurcio, che ringrazio, partner di Prometia Bologna ed esperto di previsioni nei settori industriali. A questo intervento di taglio macroeconomico affianchiamo un secondo intervento di taglio scientifico affidato al dottor Vanni Antoni, che ringrazio, esperto del CNR di Padova, sui temi dell'energia. Come recita il titolo del suo intervento, il dottor Vanni Antoni ci farà capire come si può reagire a questi scenari avversi nel breve e nel medio periodo, facendo affidamento sulla scienza e su determinate soluzioni tecnologiche, alcune già disponibili, altre magari dietro l'angolo. Saranno due letture fra loro complementari che mi auguro possano renderci più consapevoli di come poter affrontare questa situazione complessa, non solo cercando di mitigare i danni, ma anche cogliendo inedite opportunità e innovazioni laddove fosse possibile. Non mi dilungo ulteriormente. Assieme a Unioncamere abbiamo voluto dare al webinar un taglio molto tecnico e una durata che vuole restare dentro un'ora e mezza, con spazio poi per le domande per chi fosse interessato a interloquire con i nostri autorevoli relatori. Ripasso dunque la parola al dottor Federico Callegari, che ringrazio per la moderazione dei lavori. Ringrazio tutti per la partecipazione, che so essere numerosa. Auguro a tutti un buon lavoro e una proficua mattinata. Grazie per l'attenzione. Grazie Domenico, grazie Presidente. Allora riprendo in mano la moderazione dei lavori. Vi prego appunto di considerare questo doppio taglio di lettura, no? Che oggi proviamo a fornirvi, perché ci è sembrato utile, no? Generare consapevolezza assieme sia sul fronte degli scenari macroeconomici che sul fronte delle leve tecnologiche che abbiamo a disposizione per mitigare gli scenari o forse anche per agirli, come ci racconterà nel secondo intervento Vanni Antoni. Ma passo subito la parola a Claudio Colacurcio. Come anticipato dal Presidente Dalbò, Claudio Colacurcio ci porterà dentro gli scenari macroeconomici. Io ho sempre molto apprezzato la sua chiarezza nel come riesce a dipanare le complesse questioni di geoeconomia che ormai, no, stanno sostanziando questi scenari dentro i quali provano a muoversi le nostre imprese. Credo che abbiamo bisogno appunto di fare chiarezza, l'abbiamo fatta a giugno, ma gli scenari sono continuamente in cambiamento, anche perché non è ancora chiaro, no, anche nelle principali fonti
che monitorano l'economia, se andiamo verso un 2023 di piena recessione o magari di crescita piatta, che non è comunque un gran scenario con inflazione a due cifre, no? Perché saremmo nella scenario di stagflazione, che non è certamente molto ambito. Ma Claudio, non mi dilungo, a te darci ulteriore chiarezza. Mozione d'ordine, sono due relazioni da 30 minuti ciascuno, poi vorremmo lasciare spazio per domande e risposte che prego i partecipanti di formulare via chat. Grazie, a te Claudio la parola. Grazie mille Federico, grazie agli organizzatori, all'Osservatorio Union Camere Veneto e a tutti voi e a tutto il pubblico che abbiamo oggi, che è piuttosto numeroso, vedo. Dunque, io mi prendo una mezz'ora del vostro tempo portandovi lungo tre direzioni. Partiamo con un inquadramento di quello che è il contesto macroeconomico, cioè dove va la crescita mondiale. C'è ancora crescita nello scenario internazionale. Facciamo un drill down su quelle che sono le implicazioni dello scenario energetico. Guardiamo appunto quelli che sono gli impatti dello scenario energetico sui costi e sulle direzioni, sulla qualità e sulla quantità dei canali di approvvigionamento del sistema produttivo. E poi andiamo a fare un bilancio di tutto questo, cercando di capire quali sono le implicazioni di tutto questo scenario sul mondo delle imprese. Ora, se facciamo una fotografia, diciamo, dello stato di salute, se vogliamo cercare un termometro dello stato di salute dell'economia mondiale, ecco, gli indici PMI, che sono gli indici in qualche maniera che danno il sentiment di quello che è la visione delle imprese, il comportamento delle imprese, perché sono quegli indici raccolti presso i direttori di acquisti delle imprese. Ecco, vedete, se facciamo una mappa di tutto questo, vediamo che la colorazione tende al rosso. Tendere al rosso cosa vuol dire? Vuol dire che andrò ad acquistare meno di quello che acquistavo nel periodo precedente. Quindi domanda in rallentamento diffuso, e il rosso si concentra in particolare nei mercati europei. Qual è, come dire, la grande determinante di questo scenario? Qual è il fattore chiave per questo rallentamento? C'è certamente l'inflazione, un'inflazione che è ormai diventata un fenomeno diffuso che riguarda sia le economie emergenti che anche le economie avanzate. Per certi versi questo è il carattere inedito di questo scenario. Le economie avanzate che, diciamo, non erano abituati da circa 20 anni a vedere tassi inflattivi a doppia cifra, oggi li stanno sperimentando, con una serie di comportamenti restrittivi dal lato delle autorità monetarie che in qualche maniera stringono i vincoli, stringono, diciamo, i rubinetti della liquidità, alzano i tassi di interesse del sistema, con anche in questo caso un'implicazione sulla crescita. Ora, qual è l'impatto dell'inflazione in questo momento? Beh, ovviamente è differenziato fra quelli che sono i cosiddetti mercati emergenti e quelli che sono i cosiddetti mercati maturi. I rincari di energia ed alimentari, nel caso, diciamo, dei paesi più poveri, dei paesi in più di sviluppo, ha un vero e proprio risvolto sociale profondo, perché vedete, secondo queste stime del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, ci avviamo nel 2022 con un numero di per persone, diciamo, affette da sottoalimentazione che è un record storico, appunto, negli ultimi 15 anni. Nei mercati maturi ovviamente esistono, come dire, dei cuscinetti, delle valvole di sfogo,
La dinamica salariale non riesce a tenere il passo dell'andamento dei prezzi. Questo che cosa implica? Implica un abbattimento di quello che quello che gli economisti chiamano il reddito reale delle famiglie e quindi una diminuzione della loro capacità di spesa. È un fenomeno che è particolarmente, come dire, presente sui mercati europei e in Italia, perché abbiamo un mercato del lavoro più vischioso e di conseguenza le dinamiche salariali sono più lente in qualche maniera ad adattarsi allo scenario. L'implicazione di tutto questo è stata, ovviamente, negli ultimi mesi, una revisione progressivamente al ribasso di quelle che sono le prospettive di crescita. Vedete, noi nel 2023 non abbiamo recessione, ma abbiamo una crescita dello 0, quindi una sostanziale stagnazione dell'economia, dove si va a penalizzare in maniera importante la componente consumi, aggravata in qualche maniera dal caro prezzi. Ora, il caro prezzi ovviamente impatta anche sulla vita delle imprese, indirettamente perché un rallentamento della domanda, che è un rallentamento domestico, ma è comunque un rallentamento globale, ha di per sé un'implicazione per la vita delle imprese, per le opportunità d'affari delle imprese, ma ha un impatto assai più diretto legato alla dinamica dei costi. In particolare dei costi energetici. Nel grafico vedete rappresentato quello che è l'evoluzione dei costi delle imprese sintetizzate nel nostro indice di approvvigionamento. Vedete che rispetto diciamo, a 2 anni fa, i costi delle imprese sono sensibilmente più alti in generale. E in particolare se includiamo la componente energetica. La componente energetica che, diciamo, dopo le fiammate di questa estate ha leggermente corretto al ribasso, ma se guardiamo quelli che sono oggi i livelli assoluti dei prezzi rispetto a quelli che erano, diciamo, in un mondo di equilibrio, in un mondo di, diciamo, 6 anni prima rispetto agli ultimi mesi, vedete che siamo a valori multipli, 5-6 volte quelli che erano il valore di riferimento a cui le imprese erano abituate. Quindi tutto questo ha un grosso, come dire, aggravio dal punto di vista dei costi. E questo perché? Perché lo sappiamo, no? Se è stato raccontato nella nostra introduzione. A uno scenario pandemico che portava con sé strozzature delle offerte, si è aggiunto uno scenario bellico che in qualche maniera privava di alcuni player strategici, soprattutto sugli approvvigionamenti energetici. E in qualche maniera l'energia serve, e l'energia tradizionale serve, l'energia da fonti fossili. Vedete, quelle che sono le previsioni degli scenari energetici per i prossimi 30 anni, indipendentemente che noi prendiamo uno scenario in qualche maniera as is a uno scenario particolarmente green, dove quindi, ecco, come dire, calchiamo la mano sul rinnovamento energetico, sull'emancipazione dalle fonti tradizionali, vedete che ancora fra 10 anni, ancora nel 2030, il mondo avrà bisogno di ancora di 90 milioni di barile di petrolio. Quindi è qualcosa a cui difficilmente riusciamo a fare a meno nell'immediato. Anche in un mercato come quello europeo, che in fondo è il più avanti sul fronte della transizione e su quelli che sono oggi i driver normativi per favorire la transizione energetica, vedete che ancora una quota parte significativa è afferibile, diciamo, a queste fonti grigie che sono in qualche maniera le fonti tradizionali. Quindi nell'immediato non si riesce a, in qualche maniera,
sopperire alla mancanza di gas russo, e quindi il riflesso noi lo abbiamo sugli shock che abbiamo raccontato quest'estate. Non siamo nella condizione in cui sono gli Stati Uniti dal punto di vista energetico, che negli ultimi 10 anni hanno in qualche maniera costruito, attraverso le tecniche dello shale oil e dello shale gas, la loro autosufficienza dal punto di vista energetico, e quindi l'emancipazione da quelli che sono i fornitori tradizionali. E tutto questo fa sì che la crisi, quella che noi chiamiamo crisi del gas, sia una crisi soprattutto europea. Vedete quelle che sono oggi le quotazioni sui principali mercati del gas, e vedete che il mercato europeo con il mercato asiatico, in cui vedremo dopo c'è una qualche sostituzione e concorrenza, è il mercato che viaggia su valori particolarmente sostenuti. È un mercato in qualche maniera fragile, è un mercato la cui volatilità è esattamente il termometro della sua fragilità. E se noi plottiamo quello che è stato l'andamento del gas, del prezzo del gas negli ultimi anni, vediamo come a ogni, in qualche maniera, accadimento geopolitico che andasse a minacciare l'effettiva o la sola minaccia di mancanza di gas, i prezzi hanno reagito, qualche volta anche in maniera, ampiamente isterica, ma oggi i livelli del gas sono ancora circa 5 volte quello che erano i livelli, prima della pandemia. Sono state messe in campo, o in realtà più spesso solo ventilate, una serie di correttivi, una serie di palliativi a questo shock dal punto di vista dei costi di approvvigionamento. È chiaro che si tratta sempre di in qualche maniera di soluzioni di breve, di soluzioni emergenziali, che in qualche maniera cercano di dividere il carico dell'emergenza fra i consumatori, fra gli utilizzatori, ma il più delle volte spostano degli oneri dal consumatore finale alla finanza pubblica, senza avere quantomeno l'ambizione di risolvere alla fonte il problema. Si è parlato molto di un price cap modello spagnolo, che in fondo è l'unica iniziativa più strutturale dal punto di vista europeo che è stata messa in campo, con una fissazione di un price cap sul prezzo del gas per la generazione elettrica. Se guardate il costo dell'energia in Spagna, effettivamente non ha subito gli shock che ha subito nel resto d'Europa. Certo, questo può avvenire in Spagna, perché la Spagna dal punto di vista energetico è una sorta di isola. Il gas che arriva in Spagna non va negli altri paesi europei. La componente GNL è in qualche maniera più alta, e quindi in qualche maniera si è potuto isolare questo effetto senza andare a gravare la finanza pubblica. Se noi facessimo un modello spagnolo, per esempio per paesi come Italia e Germania, la cui quota gas è assai più elevata nella generazione di energia, avremmo un impatto sulla finanza pubblica assai rilevante. Si è poi parlato di un tetto del prezzo del gas sulle importazioni, su alcuni tipi di importazioni, ma ancora una volta questo dipende dal potere negoziale che ogni compratore ha.
e in caso di shortage energetico non si capisce perché un esportatore di gas dall'altra parte del mondo dovrebbe privilegiare un mercato come quello europeo che ti paga meno di quello che oggi ti paga il mercato. Si è parlato di altre forme di price cap che in qualche maniera andassero a esentare il prezzo della generazione del gas nella composizione del prezzo dell'energia elettrica, ma in tutti questi casi siamo sempre di fronte a un qualche spostamento artificiale e non andiamo a modificare l'origine del problema, che è la scarsità di materia prima, la scarsità di gas. Sta intervenendo in questa maniera in questo momento in maniera profonda negli scenari energetici anche la geopolitica, e secondo me questo grafico ben rappresenta nel senso il potenziale della geopolitica nell'andare a definire gli scenari energetici. Questi sono i primi 5 mercati di destinazione del gas liquefatto americano. Nel 2021 vedete quelli che erano i principali acquirenti, nessun paese europeo. Nel 2022 vedete che invece 4 su 5 sono paesi europei che si rivolgono agli Stati Uniti in qualche maniera per compensare attraverso gas liquido l'assenza di dei gas che viene dal tubo sostanzialmente, e in particolare dal tubo russo. Sia l'Europa che l'Italia hanno vissuto nell'ultimo anno un riorientamento dei canali di approvvigionamento. Vedete dal punto di vista europeo che i 57 miliardi di metri cubi in meno provenienti dalla Russia sono stati compensati prevalentemente da gas liquido e poi da altri fornitori. Qualcosa di simile è avvenuto anche per l'Italia, anche se la compensazione da gas liquido è ovviamente limitata vista la capacità di rigassificazione che noi abbiamo in casa, e si è fatto ricorso maggiormente ad altri fornitori. È sceso il Tarvisio, quindi quella che è la direzione del gas russo, è aumentato Mazara e quindi l'Algeria, l'Azerbaigian e il gas del nord Europa. Il gas e la rigassificazione ovviamente rimangono centrali nella strategia energetica nazionale, e nel nostro scenario per il prossimo biennio noi teniamo centrale un aumento della capacità di rigassificazione dal punto di vista nazionale. Oggi pesa qualcosa come il 20% l'incidenza del GNL sul totale approvvigionamento gas. Ci aspettiamo una crescita di 5 o 6 punti nel prossimo biennio attraverso quella che è, diciamo, la messa a regime dei cosiddetti FSRU, che sono i sistemi di riclassificazione floating, quindi galleggianti in qualche maniera. Attenzione però che se dal lato della domanda abbiamo bisogno di capacità di rigassificazione, anche dal lato dell'offerta tutto questo serve, e oggi la capacità di offerta di gas liquefatto non sarebbe comunque sufficiente a compensare tutta l'assenza delle forniture russe. Noi abbiamo che la maggior parte degli investimenti per la rigassificazione in uscita sarà operativa nei prossimi 5 o 6 anni, e sarà quasi tutta concentrata in Nord America e Qatar, dove, attenzione, abbiamo anche la concorrenza degli altri acquirenti. È di 7 giorni fa
la notizia del più lungo deal sulla fornitura di gas liquefatto firmato dalla Cina proprio con il Qatar, che per 27 anni ha in qualche maniera vincolato le proprie forniture. Quindi attenzione, c'è una concorrenza sul gas liquido, proprio perché si muove. E questa concorrenza si paga. Vi avevo mostrato prima quelle che erano le quotazioni nei principali mercati del gas, e vedete come il mercato asiatico, come quello europeo, hanno subito un'accelerazione di quelli che sono i prezzi proprio per la loro concorrenza. E quando storicamente il mercato asiatico pagava a premio rispetto al mercato europeo, oggi succede il contrario. L'Europa paga di più perché ne ha in qualche maniera più bisogno, e quindi noi da un lato, copriamo il bisogno delle quantità, ma lo copriamo pagando un prezzo maggiore. Tutto questo come si traduce in scenari di prezzo, diciamo, per il prossimo biennio? Beh, diciamo che i picchi dell'estate noi ci auspichiamo di non rivederli, tuttavia viaggiamo su prezzi che sono, nel senso, abbondantemente superiore a quelli che erano stati nel passato più recente. Come impatta tutto questo nei vari settori? E ci avviamo, diciamo, a quella che è la fase conclusiva della mia esposizione. Beh, impatta in maniera differenziata, perché ovviamente la componente energetica è differenziata all'interno dei settori. Impatta in particolare sui beni intermedi, non solo industrie petrolifere ed estrattive, dove è chiaro che c'è un link uno a uno, ma tutta la filiera, diciamo, delle costruzioni, la filiera della metallurgia, della chimica, tutti quei settori che sono energy intensive. Attenzione che tutti questi settori sono quei settori che sono a monte delle catene del valore, e che quindi a lungo andare, nel senso, gli effetti che tu hai a monte della catena del valore si ripercuotono anche sulle fasi più a valle. Qual è quindi lo scenario che noi ci immaginiamo per le imprese italiane? Beh, è uno scenario che, se lo guardiamo nei numeri, è uno scenario, io ho scritto, adesso non vedo il titolo della slide perché c'è il quadro zoom, ma avevo scritto qualcosa come uno scenario di paradossi, in cui avremo fatturati record dal punto di vista nominale, perché i prezzi sostengono l'andamento dei fatturati in termini nominali, ma margini sotto pressione, perché gli aumenti dei costi che si sono verificati non si riescono a scaricare interamente a valle. E attenzione, non si riescono a scaricare soprattutto nel 2023, quando si sarà in qualche maniera esaurita quella valvola di sicurezza, quella valvola di risparmio che si era creato durante la fase emergenziale. Quindi, se si è riusciti a trasferire a valle una serie di questi aumenti nel corso di quest'anno, attenzione che questa capacità di pass-through, questa capacità di trasferire, verrà meno, sarà in qualche maniera depotenziata nello scenario dei prossimi anni. Quindi qual è il messaggio di attenzione per le imprese con cui, diciamo, chiudiamo questa chiacchierata? È certamente un messaggio di selezione. In qualche maniera lo scenario chiama a dei punti di rottura,
La domanda sarà una domanda meno vivace di quella che è stata in passato. Le imprese tuttavia non possono fare un passo indietro perché è uno scenario selettivo, è uno scenario in cui sta cambiando tanto, è uno scenario in cui l'internazionalizzazione, quindi le esportazioni che tipicamente sono una valvola di sfogo per le imprese italiane nelle fasi in qualche maniera di dinamica più riflessiva del mercato interno. Lo sono state le esportazioni, la valvola di salvezza del manifatturiero italiano dopo la crisi, diciamo, del 2009. Attenzione che oggi quella valvola di sfogo è un po' frenato da una domanda internazionale in qualche maniera non così dinamica, e dà un effetto competitività di questo shock sui prezzi. L'abbiamo visto all'inizio, la crisi energetica è soprattutto una crisi europea che si trasferisce sui costi e quindi si trasferisce sulla competitività. Da un lato c'è un euro debole rispetto al dollaro che favorisce la competitività, dall'altro ci sono prezzi degli input che si pagano in dollari, che sono invece assai più sostenuti, che abbassano questa competitività e quindi il potenziale di export. Quindi la valvola di salvezza questa volta passa per l'innovazione, passa, diciamo, per le twin transition, quindi per la transizione green e per la transizione digitale, che sono anche due componenti che continuano a essere sostenute nello scenario perché continuano a esserci, diciamo, il driver degli investimenti del PNRR, ma più in generale lo scenario passa per l'innovazione. Un'innovazione che è dentro le imprese, ma che sta anche fuori, e io con questo in qualche maniera mi riallaccio a quelli che sono le ambizioni, gli scenari, le visioni energetiche che chi parlerà dopo di me vi andrà a raccontare dal punto di vista della tecnologia, dal punto di vista della speranza, della scienza. Con questo ho concluso. Grazie Claudio, grazie della tua chiarezza, dell'escursus molto analitico, che ho trovato molto interessante, e anche di questo passaggio di consegne, no, che fai al successivo relatore, a Vanni Antoni. In effetti, no, l'impressione che ci dai è quella di muoverci su una coperta molto corta, a stato delle cose. Però appunto, dentro le imprese, e a fianco alle imprese con riferimento alla tecnologia, ci si domanda se possiamo rompere gli schemi. Usando così il linguaggio dell'uomo della strada, gioco anche io con i paradossi, no? Rispetto alla trasformazione energetica si colgono due opinioni fra loro polarizzate e anche stereotipate. Da un lato si dà la colpa, no, alla diversificazione energetica voluta dall'Europa perché troppo impegnativa, troppo costosa, troppo veloce e troppo asimmetrica rispetto a quello che invece non fanno i paesi del sud-est asiatico, Cina in primis, no? Perché sobbarcarci noi soltanto l'onere della diversificazione energetica, al di là ovviamente del principio di fondo di rispetto del pianeta. Ma altre opinioni, forse più sensate, dicono se avessimo per tempo investito e spinto su questo tema della diversificazione, anche gestendo bene tutti i trade-off complessi che ci sono, forse ci troveremo meno a ragionare di dipendenza. Ma la sta ponendo il ragionamento da uomo della strada. E quindi passo volentieri la parola a chi invece su questi temi ne fa una ragione di vita e di scienza. Vanni Antoni è direttore di ricerca al CNR di Padova, ha speso una vita, no, di ricerca su una frontiera straordinaria, quale la fusione nucleare, ma in realtà è un esperto a tutto tondo di energie. Quindi a lui, appunto, affidiamo questo filo di speranza per capire come la scienza e la tecnologia può rompere gli schemi e può prefigurarci degli orizzonti possibili in cui questo scenario, come dicevo all'inizio, anziché subirlo, possiamo iniziare ad agirlo.
Vanni, a te la parola. Buongiorno a tutti. E grazie agli organizzatori per l'invito. Allora, io cercherò di darvi un po' una visione un po' completa, anche se superficiale ovviamente, ma su tutti quelli sono gli aspetti che coinvolgono la transizione energetica. Immagino, vedete tutti la mia presentazione? Tutto regolare? Benissimo, allora procedo. E perché diciamo la possibilità di vedere diciamo, questi, tutti gli aspetti coinvolti nella transizione, anche per magari cercare all'interno di questo, vedendo gli scenari a lungo termine, quelle che possono essere anche le opportunità che si presentano, come giustamente diceva il Presidente Dalbo nella sua introduzione. Scusa Vanni, puoi mettere, scusa Vanni, metti tutto a tutto schermo se vuoi, le slide, sono ancora, si vede tutto il panorama, se puoi mettere tutto schermo così vediamo meglio. Allora un attimo solo. Sì, scusate, adesso ci arriviamo. In modalità presentazione. No, non ancora, vero? No, sul tastino lì sotto della presentazione. Allora, chiudo la condivisione e riparto. Scusate. Vedete adesso? Sì. Vai lì. Facciamo condivisione. Schermo completo. Va bene adesso? Perfetto. Benissimo, grazie. Scusate per il pasticcio. Allora, dicevo, vedere, diciamo, dal punto di vista generale, scusate che devo riprendere allora la corretta un attimo allora ho fatto un po' di pasticci, vediamo un po' ancora, scusate, adesso un po' di pasticcio all'inizio. Allora obiettivo è mantenere un grado e mezzo di incremento di temperatura, e questo è un obiettivo fondamentale, perché questi aumentare la temperatura non è soltanto aumentare un po' la temperatura media, significa mettere più energia in atmosfera e poi trovarsi questi fenomeni disastrosi, gli eventi diciamo imprevisti ed estremi come quello che è successo tragicamente a Ischia recentemente. Quindi occorre una strategia globale per raggiungere questo obiettivo, e questo significa un coordinamento molto stretto fra paesi sviluppati e in via di sviluppo, perché questo sarà comportare delle trasformazioni profonde. Pensate solo tutta l'automotive, tutte le automobili diventeranno elettriche se vogliamo rispettare questi obiettivi. E gli investimenti sono veramente molto importanti. Si parla di qualcosa come il 9% del PIL per anno globalmente per riuscire a concentrare gli obiettivi. E quindi sarà un impatto estremamente importante su tutti questi, su tutti i vari aspetti. E tra questi aspetti sicuramente l'aumento del costo dell'energia. Questo è qualcosa che adesso abbiamo affrontato, diciamo, anticipandolo rispetto a quelli che hanno i tempi previsti, però anche questo è sicuramente un aspetto comunque che va considerato. La transizione energetica comporterà un aumento dei costi di energia sicuramente. L'energia, diciamo, a basso costo, il periodo a basso costo è finito. Vediamo un po', questo che praticamente recupera un po' in parte quello che aveva detto prima il dottor Colacurcio, è un po' quello che ci aspetta dal punto di vista delle fonti energetiche. La transizione significa passare dalla prevalenza degli idrocarburi attuali a una prevalenza di rinnovabili, per cui elettricità, idrogeno, bioenergia e così via. Osservate che il consumo totale, però, a un certo punto dovrà a un certo punto saturare, e questo significa che dovremo mettere assieme le esigenze dei paesi in via di sviluppo, che devono ovviamente incrementare la loro disponibilità di risorse, con quelle dei paesi già sviluppati. Questo significa un aumento straordinario dell'efficienza e quindi, come dicevo prima, la necessità di un coordinamento strettissimo tra questi paesi. Ora, transizione significa, si può declinare in vari aspetti, che sono poi i pilastri di questa transizione, che sono l'elettrificazione della produzione, la generazione di elettricità da fonti a zero emissioni, la gestione delle reti elettriche, l'economia circolare. Per alcuni di questi cercheremo appunto adesso di vedere quali sono gli aspetti che possono tecnico-scientifici che possono essere di interesse. Allora, dobbiamo fare intanto un bagno di sano realismo, come dico io, cioè quando vogliamo vedere, come diceva prima con il dottor Colacurcio, non ci libereremo dai fossili ovviamente rapidamente,
Sì, un bagno di sano realismo significa fare i conti con quelle che sono le emissioni effettive di tutte le fonti energetiche, quindi calcolando l'intero ciclo di vita, dalla realizzazione degli impianti all'operazione alla dismissione. Vanno ovviamente poi sommate anche ad altri aspetti, che sono quelli del suolo, dell'acqua e così via. Ma quando noi facciamo questo e confrontiamo quelle che sono le fonti energetiche primarie che noi utilizziamo, ecco che vengono fuori questa tabella. Qui si vede che centrali a carbone, centrali a gas sono quelle che hanno dal punto di vista delle emissioni, ovviamente, come ad aspettarsi, i calcoli più disastrosi, sono quelli che emettono più CO2 per kilowattora prodotto. Poi abbiamo una fase intermedia in cui ci sono l'idroelettrico, il solare termico a concentrazione, e poi invece quelle che sono le fonti che stanno venendo fuori come quelle che hanno le minori emissioni complessive, tra cui appunto l'eolico, il solare, sia termico che fotovoltaico, e le centrali nucleari. Ora, tra le centrali a carbone e le centrali a gas ho introdotto anche un sottoinsieme, che è quello delle centrali con cattura e sequestro della CO2. Argomento che affronteremo subito, con una piccola nota. Per quanto riguarda le centrali a gas, devo ricordarci anche un fatto molto importante. Usare il gas significa non solo la CO2, ma anche le emissioni di metano, perché nella generazione del metano, nella distribuzione, le perdite, che possono essere una frazione molto piccola, sono molto importanti, perché il metano è un gas serra 25 volte più potente della CO2. Fortunatamente in 10 anni se ne va, però diciamo questo è comunque un elemento a tenere presente. Cosa significa cattura e sequestro di CO2? In modo molto sintetico significa separare la CO2 nella fase di generazione, vuoi per l'impianto industriale, vuoi per l'impianto di generazione di energia, e pompare le profondità in siti geologici stabili. La stabilità è fondamentale per non avere perdite che poi possono compromettere ovviamente l'ambiente. Questo significa costi aggiuntivi, ovviamente, perché bisogna aggiungere dei componenti all'impianto, e minore efficienza, perché una parte dell'energia viene anche spesa per separare e pompare la CO2 nel sottosuolo. Ci sono vari impianti pilota in giro per il mondo. Un paese che è fortemente impegnato in questo è la Norvegia. Norvegia che addirittura recentemente ha messo a disposizione un secondo bando per usare i suoi giacimenti di idrocarburi dismessi, e che conta di utilizzare appunto per immagazzinare CO2 non solo quella che producono loro ovviamente, ma anche quella di altri paesi. Per cui hanno un piano che prevede addirittura il trasferimento via nave, oltre che via pipeline, via gasdotti, della CO2 per poi metterla in questi siti, che sarebbero appunto quelli dei giacimenti dismessi. Due parole sul nucleare. Allora, il nucleare tradizionale è basato sulla fissione dell'uranio. Allora, tanto per essere molto chiari, l'Europa produce il 30% dell'energia elettrica dal nucleare. Attualmente in tutto il mondo ci sono poco più di 440 reattori, principalmente di questi seconda generazione. Ce ne sono alcuni di terza generazione che stanno affermando che sono decisamente più sicuri ed efficienti, ma anche più costosi. Si parla di quarta generazione. Allora, per quanto riguarda la quarta generazione, sicuramente sono interessanti perché promettono una maggior sicurezza e maggiore efficienza, minori scorie e alcune addirittura prevedono la rigenerazione del combustibile. Però sono ancora in fase di sperimentazione, ci sono sperimentazioni e test, e ci sono in questo momento sei concetti diversi. L'Europa e l'Italia sono anche impegnati in alcuni di questi, sono tipicamente reattori che funzionano a temperature molto più elevate di quelli di seconda e terza generazione. E ci sono in costruzione alcuni prototipi. In ogni caso non si parla di reattori commerciali prima del 2040, già questa probabilmente è una stima ottimistica. Brevemente anche la fusione nucleare, come diceva il dottor Callegari prima, diciamo dove mi sono principalmente impegnato nella mia carriera scientifica. Aveva dei vantaggi straordinari, energia illimitata, combustibile praticamente inesauribile, radioattività limitata, è il partner ideale se pensiamo a uno scenario a lungo termine con le rinnovabili. Perché? Perché è una fonte di energia ovviamente programmabile che sarebbe perfettamente complementare con quelle invece che sono naturalmente intermittenti come le fonti rinnovabili. A che punto siamo? In questo momento c'è un esperimento, si chiama ITER, che è in fase di costruzione in Francia, qui collaborano tutti i paesi praticamente del mondo, quelli principali, e che deve dimostrare l'affidabilità di tutte le tecnologie coinvolte, nonché la fattibilità scientifica, che vuol dire produrre 10 volte l'energia che viene immessa. I tempi. Allora si parla del 2030 per i primi risultati, in modo da poter realizzare il primo reattore prototipo, però non si parla diciamo, di energia messa in rete nella stima più ottimistica, non prima del 2050, quindi siamo fuori dalla transizione per intenderci. Per capirci in modo molto sintetico cosa significa la fusione, la sfida tecnologica è veramente straordinaria. In pochi metri dobbiamo mettere la temperatura più alta del nostro sistema solare, 150 milioni di gradi, che è 10 volte la temperatura del Sole, con la temperatura più bassa, che è quella che deve far funzionare i superconduttori a temperatura criogenica, che avvolgono, diciamo, il reattore.
Una parola su quello che è il combustibile, solo un piccolo, diciamo, cameo scientifico. Il combustibile che utilizzeremo nella fusione sarebbe sostanzialmente il deuterio, che è praticamente un isotopo, cioè un idrogeno un po' più pesante che si trova disciolto nell'acqua del mare. E questo ce l'abbiamo proprio grazie all'acqua, perché grazie all'ossigeno si è combinato ed è rimasto qui. Il deuterio è comparso all'inizio del Big Bang, diciamo, primordiale, e ce l'abbiamo proprio grazie all'acqua, altrimenti sarebbe stato già distrutto e bruciato nelle stelle. Ai consumi attuali pensate che si pensa che quel deuterio che abbiamo a disposizione sulla Terra potrebbe darci consumi energetici addirittura più maggiori di quelli attuali per 100.000 anni. Ecco, se qualcuno di voi è forse particolarmente ansioso dire cosa faremo fra 100.000 anni, non preoccupatevi, ci sono soluzioni anche qui che posso comunque comprendere, e comunque casomai ci rivediamo qui fra 100.000 anni per discutere, magari chiederei al dottor Callegari di prenotare già l'aula eventualmente. Rinnovabili. Eolico on e offshore. Allora, l'eolico è estremamente interessante, è diviso fra quello, diciamo, su terraferma e quello in mare, che può essere o flottante o addirittura o, diciamo, su delle piattaforme, e richiede venti relativamente costanti, come per esempio nel Mare del Nord. Però, ecco, ricordiamoci che l'anno scorso uno dei problemi anche del gas che è venuto in Europa è stato che c'è stato un periodo di poco vento nel Mare del Nord, che ha messo un po' in crisi la Germania. Il potenziale per l'Italia è interessante perché si parla di, si potrebbe installare fino a 50 gigawatt di potenza, ovviamente, e con, diciamo, con un periodo di funzionamento o in termini di ore dai 3.000 ai 2.000 ore all'anno per gli impianti, a seconda che siano in mare appunto o su terraferma. Il solare ovviamente diventa la fonte rinnovabile a questo punto più interessante. Si possono pensare a grandi impianti, tipo il sole termico a concentrazione, di cui vedete un esempio del deserto del Mojave in California, o il solare fotovoltaico, di cui vedete un esempio qui nel Rajasthan in India. Sono però impianti che vanno bene al deserto. Perché? Perché sono ovviamente in grande estensione, non vanno a interferire con il suolo o uso agricolo, ovviamente, e comunque in ogni caso, anche per il solare, bisogna affrontare il problema nella sua completezza, quindi anche porsi poi il problema del recupero dei materiali. Però sicuramente il fotovoltaico è interessante anche perché permette di avere piccoli impianti distribuiti, quelli che sono sui tetti delle abitazioni o degli impianti industriali. E anche qui, diciamo, gli scenari per l'Italia possono essere interessanti perché, diciamo, immaginando uno scenario nel 2050 in cui si siano centrati gli obiettivi di emissioni praticamente zero, questo si potrebbe pensare a un aumento annuale della potenza installata fra il 7 e l'11%, a seconda dei scenari energetici, di cui magari parleremo brevemente verso la fine dell'intervento. Anche qui una parola di speranza. Ci sono ricerche su celle fotovoltaiche più performanti, magari basate sulle tecnologie, che potrebbero cambiare gli scenari e rendere il fotovoltaico addirittura ancora più interessante di quanto lo sia adesso. In ogni caso, quando si parla di rinnovabili, c'è il problema dell'intermittenza. Quando c'è il sole, quando c'è il vento, quindi abbiamo il problema dell'accumulo dell'energia, che ci serve quando invece non abbiamo diciamo, il drive primario. Allora bisogna trovare delle soluzioni. L'accumulo per eccellenza sarebbe l'idroelettrico, quindi caricare, diciamo, le dighe quando c'è energia in eccesso. Ma anche qui siamo arrivati in Italia praticamente a saturazione e anche a livello mondiale, forse l'Africa ha ancora delle grandi potenzialità, però siamo vicini, diciamo, a quello che può essere una saturazione. L'accumulo elettrochimico ovviamente è quello che viene utilizzato di più, le batterie a litio, i nostri smartphone o le auto elettriche, con un'attenzione, diciamo, al fatto che il litio non c'è dappertutto, quindi c'è un problema di forniture secondo alcuni paesi, e poi per il fatto che oggi parlare di litio, batteria a litio, significa dire industria cinese, che è partita per tempo e ha, diciamo, un ruolo, diciamo, preponderante a livello mondiale. Anche qui, diciamo, si stanno studiando nuove batterie più performanti, magari con utilizzo di materiali più disponibili, come il sodio, oppure semplicemente migliorando quelle che sono tecnologie attuali, come il litio zolfo sommato a delle nanotecnologie. Quando si parla di accumulo, la cosa interessante è l'idrogeno. Allora, l'idrogeno è un vettore, nel senso che non è, non scaviamo e lo troviamo, ma è un vettore che dobbiamo produrre. C'è una buona notizia e una un po' meno buona. La buona notizia è che l'universo è fatto praticamente di idrogeno. La buona notizia è anche che ce l'abbiamo sulla Terra. Quella, la cattiva non buona, è che questo idrogeno, siccome è molto reattivo, sulla Terra è combinato o voi con l'ossigeno, principalmente quindi nell'acqua, oppure con il metano. Allora, significa che noi abbiamo bisogno della molecola di idrogeno, quindi dobbiamo scindere l'idrogeno, vuoi dall'acqua, vuoi dal metano. E qui si parla di idrogeno verde quando lo si scinde dall'acqua con degli elettrolizzatori e idrogeno grigio quando lo si scinde dal metano. Dove lo si scinde dal metano significa poi avere una produzione di CO2.
si può pensare anche in questo caso di sequestrarla e metterla nel sottosuolo, però comunque c'è una produzione di CO2. L'idrogeno verde sarebbe quello più interessante, ha un problema però che costa molto in termini di energia elettrica, perché sono circa 43 kWh per chilogrammo di idrogeno. Questo significa che idrogeno e batterie sono un po' in competizione, ma io vedrei anche un po' in collaborazione. Allora, l'idrogeno sicuramente ha il vantaggio che può essere trasportato attraverso i gasdotti attuali, mescolando il gas attuale, e poi in base all'impiego, però sta venendo fuori che sembra, diciamo, per quanto riguarda il settore automobilistico, diciamo del settore privato, l'elettrico sembra prevalere, anche perché avremo un grosso vantaggio, cioè avremo una forma di accumulo distribuito nelle nostre autovetture un domani che la maggior parte fossero elettriche. Mentre per i grandi impianti, tipo le acciaierie o per i trasporti pesanti, sembra che l'idrogeno possa, avere, possa essere una diciamo, alternativa interessante. Io tendo a vederli in collaborazione anche perché, diciamo, che condividono sia le batterie sia gli elettrolizzatori qui dell'idrogeno verde, condividono gli stessi principi di elettrochimica e possono quindi beneficiare entrambi di tutti i progressi nel settore. Non solo, ma sono entrambe tecnologie modulari di piccola taglia, quindi un po' come i detti fotovoltaici, quindi potrebbero beneficiare di produzioni, di, diciamo, di riduzione dei costi per produzioni su larga scala, come è già accaduto per il fotovoltaico. Non ultimo, estremamente importante, è che l'Europa è leader nella tecnologia degli elettrolizzatori, quindi la rende, diciamo, molto interessante. Ora, avendo in mente un po' lo scenario che sta prospettando in ogni caso, quindi impianti di qualsiasi natura, diciamo, voi termici ed altro, però programmabili in qualche modo. Centrali invece come centrali solari o l'eolico che sono invece che forniscono energia in modo intermittente, consumatori che possono anche diventare produttori con il loro tetto fotovoltaico, automobili che possono diventare accumulatori, diciamo, distribuiti dell'energia. Ecco, tutto questo significa che le reti elettriche stanno cambiando fisionomia, stanno diventando sempre più complesse, sempre più, diciamo, sempre più delicate anche in qualche modo. Quindi occorre concentrare molta attenzione su queste per rendere sempre più resilienti e robuste in caso, appunto, di malfunzionamenti e per rendere e aumentare l'efficienza complessiva del sistema, cioè non avere sprechi di energia, per esempio, quando tu ne hai un eccesso e non riesci ad utilizzarla o ad accumularla. Ora, in base a questi mix, diciamo, di fonti energetiche, di consumo e così via, si possono fare degli studi dei scenari economici, quindi anche capire quali potrebbero essere i costi presunti dell'energia con questi vari scenari. Tutto questo ovviamente fatto prima dell'emergenza che si è creata in quest'ultimo periodo, è basata su stime però abbastanza ragionevoli di quello che potrebbe essere uno scenario nel 2021. Ora, la cosa interessante è che per l'Italia, qui ci sono i nostri colleghi qui a Padova che fanno questo tipo di esercizio, per l'Italia, immaginando di arrivare nel 2050 ad avere una centrale l'obiettivo, cioè di emissioni zero, significa passare da raddoppiare essenzialmente la produzione di energia elettrica, migliorare ovviamente l'efficienza, e tutto questo comporta poi anche dei costi. Allora, ecco, si vede da questi scenari che se per esempio si fa rinnovabili più nucleare si può arrivare a 85 euro al megawatt ora, dove in queste rinnovabili, in questo caso, l'eccesso di energia che verrebbe eventualmente prodotto verrebbe perso in qualche modo. Poi ci sono invece altri scenari, fra questi ricordo uno che è quello tutto rinnovabile, più accumulo di energia attraverso idrogeno o batteria. Ecco, in questo caso il costo sembra un po' migliore. Quindi, diciamo, si va verso una riduzione dei costi quando si introduce il nucleare, si va verso un aumento dei costi quando si vuole recuperare tutta l'energia e tagli sprechi ed introdurre idrogeno. Questo per sommi capi, giusto per avere un po' un'idea di questi scenari che ci possono dare qualche idea su come quello che accadrà nel futuro. Un altro aspetto estremamente importante sono i materiali. Questo, ovviamente, questo, le imprese lo sanno perché non c'è solo il costo dell'energia, ma anche c'è il costo di approvvigionamento delle materie prime. Allora, fate conto che 5 materiali, quindi acciaio, carta, cemento, alluminio e plastiche, praticamente assommano l'80% di quelli che sono i consumi globali di energia dedicata alla produzione di questi materiali. Ecco che allora qui si impone un altro aspetto molto importante. Noi sappiamo che i paesi di sviluppo avranno sicuramente bisogno di accedere a materiali per le infrastrutture, per tutto quanto che può essere la loro necessità. D'altra parte, noi dobbiamo anche rispettare a livello globale l'impegno di mantenere le emissioni il più basso possibile. Quindi, diciamo, da un lato c'è un raddoppio da parte della domanda da parte dei paesi in via di sviluppo e un contenimento da parte dei paesi già sviluppati. Se vogliamo mantenere questo
diciamo, se vogliamo comunque dimezzare il consumo di energia, secondo le linee guida, per mantenere le emissioni, diciamo, a livello ragionevole, bisogna, diciamo, ridurre del 75% l'energia necessaria per la produzione in Italia. È una sfida imponente questa, veramente una sfida che fa tremare i polsi. Come si può fare? Adottando le nuove tecnologie e soprattutto trasferendo le paesi in via di sviluppo, dove ancora queste magari non ci sono, e soprattutto riciclando il più possibile. Il riciclo è la strategia fondamentale, quindi è una strategia di lungo termine, ma può essere anche quella che può essere adottata nel brevissimo termine, anche adesso, per cercare di abbassare i consumi energetici. Gli obiettivi sono anche questi molto importanti. Nel 2050 si pensa di passare dall'attuale 37% al 70% circa di riciclo, e così via, vedete, per tutti gli altri elementi che vi ho detto prima. In ogni caso, anche in questo, anche riducendo, diciamo, i consumi energetici, tuttavia questo non basterebbe. Quindi chi fa questi scenari dice non è sufficiente nemmeno il riciclo. Per arrivare al 75% bisogna anche ridurre l'uso di materiali, quelli attuali almeno. Quindi per esempio utilizzare i materiali, realizzare beni che durino più a lungo, in modo da avere questo continuo, diciamo, cambiamento o rinnovamento dei beni. E però, diciamo, un aspetto che mi preme anche sottolineare è il fatto che qui potrebbe intervenire invece le innovazioni sui nuovi materiali. Per questo, per esempio, le fibre di carbonio o altri materiali che possono intervenire per ridurre, diciamo, il consumo, l'energia intrinseca, diciamo, nel produrre questi materiali. E quando si parla di riduzione dei consumi, c'è un aspetto che trovo particolarmente interessante, che è la filiera alimentare. Perché? La filiera alimentare assorbe il 30% dei consumi mondiali di energia e quindi è responsabile del 30% delle emissioni, visto che principalmente sono dovute alle fonti fossili. Pensate, quando si dice filiera, bisogna partire dai fertilizzanti, che da soli prendono il 2% dei consumi mondiali, quindi la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e la distribuzione, fino ad arrivare, diciamo, alle nostre tavole, per intenderci. Ecco, la cosa interessante su cui si può agire è che circa il 30% del cibo prodotto viene disperso, viene perso durante questa fase di produzione e distribuzione. Recuperare questo 30% anche in piccola parte potrebbe essere veramente un motivo di sollievo per consumi energetici e anche per le emissioni di CO2, nonché per, diciamo, l'efficienza complessiva di tutto il sistema economico. Questo significa quindi introdurre anche l'ultimo aspetto che riguarda la biomassa. Quindi le biomasse, non ho trattato l'aspetto energetico, casomai le domande poi possiamo vederlo. Comunque la biomassa è interessante perché è anche un accumulo straordinario di CO2, cioè se vogliamo liberarci del CO2 nell'atmosfera, la cosa migliore sarebbe quella di far crescere le piante. Quindi si può pensare che se riuscisse a riforestare un ulteriore 25% della superficie, si potrebbe immagazzinare il 25% dell'attuale CO2 in atmosfera, perché da sola la fotosintesi, che è questo processo straordinario di natura, produce dai 150 ai 160 miliardi di tonnellate di biomassa all'anno, quindi un numero veramente imponente. Mi piace chiudere con la speranza. Io forse anche si capiva, ma sono, diciamo, un inguaribile ottimista della mia professione, ma anche della mia natura. E quindi, citando i rapporti McKinsey, direi che un occhio va dato anche alle tecnologie cosiddette disruptive, le tecnologie che compaiono in tempi molto rapidi possono cambiare gli scenari. Pensate alla pellicola e la fotografia digitale, o pensate a quello che ho detto prima con la Curcio, il fracking, e quindi il cambiamento. Improvvisamente un paese che dipende, come gli Stati Uniti, che dipende dal gas e dal petrolio, improvvisamente diventa esportatore. Quindi attenzione a questo. Quindi, arrivando alle conclusioni, lo scenario emissioni zero impone una strategia condivisa globalmente. È estremamente importante che ci sia. L'Europa da sola fa l'8% delle emissioni, quindi non può solo l'Europa cambiare lo scenario mondiale, occorre che i grandi inquinatori facciano la loro parte e soprattutto che ci sia un buon coordinamento con i paesi in via di sviluppo. Questo comunque comporterà sicuramente una massiccia elettrificazione, comporterà sicuramente reti elettriche intelligenti sempre più, diciamo, distribuite, in qualche modo anche collegate anche a livello internazionale, efficienza e risparmio, l'economia circolare, e investire in ricerca e innovazione. Questo è, diciamo, l'ultimo aspetto, per sfruttare tutti gli sviluppi in tutti i settori, perché anche le biotecnologie potrebbero improvvisamente intervenire in modo sorprendente e cambiare gli scenari energetici. Ho messo questo asterisco perché mi piace chiudere pensando al Giappone. Abbiamo un esempio di un paese che sa affrontare queste cose e le sa anche gestire in modo opportuno. Un paese che non ha molte risorse, che però ha un'economia prospera. È un paese in cui, se mi permettete, diciamo, una buona esperienza del Giappone. Ci sono anche degli aneddoti, chiudiamo così anche. In Giappone non ci sono i bagni riscaldati, c'è la ciambella riscaldata, perché in bagno ci si sta poco.
in Giappone non compri un chilo di mele, compri una mela, compri due. Diciamo, non arriviamo a questi esempi, però sicuramente è un paese che, oltretutto, se guardate i documenti del governo giapponese, quando si tratta di affrontare questi problemi, il primo punto è investire in disruptive technology, in queste tecnologie che possono improvvisamente cambiare gli scenari. E io, diciamo, con questa nota e con questo auspicio di ottimismo, chiuderei la mia relazione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Vani, è sempre un piacere ascoltarti. Sono contento tra l'altro che collegati con noi ci sia una scolaresca di una scuola qua trevigiana, quindi che sono il nostro futuro, quindi è una relazione, credo, no, che ci fa capire, al di là di scherzare con i 100.000 anni, mi sono segnato in agenda ovviamente, ma ci fa capire che non c'è una soluzione salvifica, ma che in realtà, se vogliamo davvero impegnarci a liberarci dalle dipendenze geopolitiche e andare verso un modello di sviluppo davvero sostenibile, l'impegno, come ci ha fatto capire Vani Antoni, è su davvero diverse frontiere, diverse leve. Quindi, capite, no? Tendiamo sempre ad affrontare le cose con una ormai superficialità, generalizzazione, che non è utile per nulla rispetto a un possibile progresso della situazione, a uno spezzare di schemi. E quindi queste due relazioni ci invitano invece a un impegno molto analitico, molto fine sulle cose. Bisogna muovere più cose fra loro interconnesse. Vani Antoni parlava di reti intelligenti, ma davvero, e spesso invece quando parliamo di smart city ci limitiamo a enunciati, proclami più vicini alla fuffa che non invece a una praticabilità. Spoilerizzo un dato rispetto a quelli che presenteremo insieme a Antonella nel seminario, così rifaccio volentieri pubblicità, vedo collegati gli amici di Banca d'Italia Venezia il 14, nel nostro campione ci sono ormai di imprese manifatture, ci sono diverse imprese che hanno fatto investimenti nell'efficientamento energetico, nel fotovoltaico, ma tirando una media di Trilussa c'è ancora un 60% di imprese che deve affrontare questi tipi di investimenti. Quindi tanti margini di recupero che diceva Vani Antoni li abbiamo di fronte a noi, e non a 100.000 anni, ma domani, con il supporto che può essere fornito dalle istituzioni. C'è lo spazio per le domande, ne leggo una che era arrivata nel mentre parlava Claudio Colacurcio, quindi per te in prima battuta, ma potrebbe anche rispondere Vani Antoni. La domanda dice: se ci sarà un calo dei prezzi delle materie prime, calo congiunturale, certamente non rispetto agli anni della normalità, si chiede il nostro ascoltatore, ci sarà anche un calo dei listini delle aziende nel medio termine, a 3-4 anni? Qual è il tuo pensiero, Claudio? E se anche Vani ha un'idea riguardo, volentieri. Poi se ci sono altre domande, formulatele pure, mi faccio traduttore delle vostre domande ai nostri relatori. Allora, sì, cioè sarebbe bello, ma temo di no. La storia insegna che ai fenomeni inflattivi, alle fiammate inflattive, non si esce in maniera così repentina. Qualcuno dice è un po' come smettere di fumare, cioè non si riesce a smettere dall'oggi al domani, quindi uno scenario prezzi sostenuti ce lo portiamo avanti. Le correzioni avvengono perché poi, come dire, la macroeconomia è un gioco di equilibri e quindi le correzioni avvengono nel medio termine, quindi vedremo listini che non aumentano più con la stessa intensità e quindi si correggono i rapporti competitivi, ma noi nell'immediato non vediamo un rientro sostanziale dei listini.
Se posso completare, ovviamente mi associo a quello che dice il dottor Colacurcio, e nemmeno io me l'aspetto, da un punto di vista proprio tecnico-scientifico. Come dicevo prima, ogni materiale ha un'energia intrinseca, bisogna estrarlo, e bisogna poi distribuirlo e così via. E i costi di energia sono sicuramente in aumento, quindi ci sono due aspetti. La maggior richiesta per i paesi in via di sviluppo, sicuramente, costi di energia comunque crescenti, oltre diciamo, all'emergenza attuale, sicuramente lo saranno per via della transizione energetica, quindi io non mi aspetterei una riduzione dei costi delle materie prime. Invece però questo può essere un utile stimolo per le imprese per muoversi verso nuovi materiali, verso altri materiali, nel ridurre gli sprechi, per esempio. Questo al di là poi di quelle che sono le tecniche, gli approvvigionamenti e così via. Vedo solo appunto l'aspetto tecnico-scientifico. Sì, pare no, che il rispetto della sostenibilità del pianeta ci debba portare dentro un sentiero di maggiori costi, dove a questo punto entra in gioco, io credo, se poi anche vedo anche Giancarlo Corò collegato, professore di Ca' Foscari, un ragionamento sul modello di specializzazione. Abbiamo inseguito ancora per anni, no? Viene commentato anche in questi giorni, un modello basato sulla rincorsa, sui costi, e forse questo modello è giunto al capolinea con tutto ciò che ne comporta. Ma leggo un'altra domanda, recita così: sono ancora in atto il rapporto di collaborazione con giapponesi in tema di tecnologia delle costruzioni degli edifici rispetto alle caratteristiche sismiche della penisola Italia? Forse Vanni, proprio perché evocavi il Giappone, si riferisce a, visto che il Giappone è notoriamente paese sismico, e aggiunge: è norma di governo che ogni avvio di costruzione debba rispettare le caratteristiche di certificazione energetica di tipo A? Ecco, il tema insiste, se poi magari può essere formulato in modo più chiaro: le nuove costruzioni devono rispettare tali caratteristiche o è ancora una libera scelta? Quindi qua il tema è l'edilizia, il risparmio energetico legato all'edilizia e caratteristiche sismiche. Qual è lo stato dell'arte, secondo te, Vanni Antoni, e la collaborazione utile con paesi? Non sono un ingegnere civile, quindi mi muovo con una certa cautela. Però la mia esperienza in Giappone dice che costruiscono in modo diverso, ed è un modo diverso che non è esattamente compatibile con la nostra storia. Noi abbiamo città medievali, no? In cui diciamo, i nuovi edifici sì, ma diciamo, i nostri centri storici sono un po' diversi. Costruiscono in modo diverso perché hanno queste strutture in metallo, sostanzialmente, che sono quelle che permettono anche questi grattacieli di resistere a shock, tipo diciamo terremoti di sesto, settimo grado, senza avere nessun tipo di problema, e usano materiali ovviamente che poi siano compatibili, quindi molto leggeri. Allora c'è un aspetto di statico, diciamo, di questo edificio che deve resistere appunto a queste sollecitazioni, sul tempo anche energetico, perché deve essere, i materiali poi devono essere anche adatti per contenere ovviamente il consumo energetico, quindi leggeri e così via. Sicuramente è una tecnologia interessante, non so dirvi se ci sono collaborazioni, ma ne so che a livello scientifico sicuramente, so che al CNR ci sono contatti, tra l'altro c'è un istituto importante proprio qui nel Trentino che si occupa di costruzioni in legno, che collabora con i giapponesi, fanno i test per esempio antisismici, quindi sicuramente ci sono delle collaborazioni in atto. È una tecnologia comunque che andrebbe esplorata attentamente, anche per mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio. Quindi nell'operazione che andrà comunque fatta, che è quella di una riqualificazione energetica, perché questa va fatta, se vogliamo stare dentro, quindi sono i parametri europei, e quindi ben vengono tutti gli incentivi che verranno adottati nei prossimi anni, ma oltre a questo si potrebbe anche pensare a una riqualificazione sismica, quindi gli interventi, diciamo, di, come dire, rafforzamento per l'edilizia già esistente, ma soprattutto per la nuova edilizia, magari incrementare e favorire, diciamo, realizzazioni che siano più basate su questa tecnologia, che è ampiamente consolidata, insomma. Quindi anche il terribile tsunami, anzi il terribile terremoto di 9 grado, che per noi sarebbe una cosa inimmaginabile, che hanno subito in Giappone, però non ha comportato nessun tipo di danno strutturale agli edifici, nemmeno le centrali nucleari, i problemi sono venuti dopo lo tsunami. Non per effetto, diciamo, del sisma.
Non so se questo sia sufficiente per rispondere alla domanda. Sì, penso che, penso che hai risposto anche a un'altra domanda sull'edilizia a proposito di materiali edili sostituibili al cemento, perché citando il legno, effettivamente domani ne parliamo anche proprio a Belluno sul tema, il Trentino è molto avanti a riguardo, sul tema delle case in legno, che tra l'altro sono case, come ci spiegava Bagnantoni, che stoccano CO2, perché proprio sono fatte di legno, oltre che impattare meno sull'ambiente. Certo, ecco, c'è un approccio, se mi permettete una mia personale riflessione, sulla riqualificazione edilizia, tutto da ripensare se pensiamo a come l'ecobonus, partito con le migliori intenzioni, ha però drogato il mercato e ci ha portato a una situazione in cui il comparto in overbooking e i prezzi, al di là degli scenari bellici e pandemici, sono andati fuori controllo solo perché si è creata l'illusione che il consumatore non avesse il controllo sul prezzo finale dell'operazione. Io sento aziende serie che, cascati una volta sul 110, ne vogliono star fuori, perché da questo punto di vista è un bagno di sangue. Un'altra domanda ci riporta ai costi delle materie prime. Dice: è risaputo che una parte di questi rincari è determinata dalla componente speculativa, e quindi chiede ai relatori cosa ne pensano, se ci sia un modo di governare tale fenomeno. Claudio, magari a prima te, poi anche Vanni, se ha un'idea. Sì, succede spesso nei mercati delle materie prime. Diciamo, la finanziarizzazione ha colpito anche questi bei mercati, e le oscillazioni che abbiamo visto nei mesi estivi sugli energetici sicuramente si portavano dietro questa componente. Attenzione che la speculazione avviene quando il mercato ti segnala degli squilibri, quindi va a enfatizzare probabilmente una dinamica nei suoi picchi di massimo come di minimo nelle fasi recessive, ma di fatto è il sintomo che qualcosa non va. E sui mercati energetici il problema è la scarsità più che la speculazione in sé e da sola. Come si correggono i meccanismi speculativi? Beh, dando delle regole ai mercati, un pochino, nel senso, ci si sta muovendo in questa direzione. Il mercato del gas europeo è stato per anni un mercato in quanto marginale anche piuttosto sregolamentato. Oggi, quando si parla di mettere un tetto sulle quotazioni al mercato olandese, ovviamente si parla di mettere un tetto alle speculazioni. E poi, nello specifico, con contratti di approvvigionamento di medio lungo periodo, che in qualche maniera sono esenti dai momenti speculativi, e più in generale, cioè, nel senso, tradotto nel micro, le imprese cercano dei fornitori affidabili. Nel momento in cui c'è una relazione affidabile, no? Si parla anche di friendshoring riguarda anche gli approvvigionamenti di materie prime, ed è uno strumento per essere meno condizionati dai movimenti speculativi. Di questo, del riavvicinamento delle ridefinizione delle catene di valore, ne avevi parlato, Claudio, la scorsa volta a giugno, e ne parleremo anche, perché è un tema che teniamo monitorato con le nostre imprese, quindi nel famoso seminario del 14 presenteremo anche dei risultati che stanno confermando alcuni movimenti interessanti a riguardo di accorciamento delle catene del valore. Leggo un'altra domanda, penso si riferisca alla Consob, forse la Consob, regolatore dei mercati finanziari. Degli investitori non esiste già l'area regolatoria, come è possibile non gestire? Penso che sia stata spiegato, insomma, la speculazione energetica non è che esiste a caso, no? Se vuoi spiegarlo meglio questo concetto, Claudio,
nel momento in cui no, c'è una volatilità, c'è un'incertezza, c'è una volatilità, ma te, insomma, la parola, non è possibile gestire la speculazione energetica. La domanda secca è così. È una domanda importante, anche perché se ci pensate, uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea, cioè, era la componente energetica, cioè l'Euratom che nasce con i trattati di Roma, è in fondo per gestire un tema, quello dell'energia, che è strategico e quindi non deve essere lasciato, diciamo, ai movimenti speculativi del mercato. È comunque complicato perché l'energia è fatta di basi comunicanti, quindi appunto per quanto noi possiamo regolamentare il mercato in Europa, poi ci sarà sempre la concorrenza dei mercati asiatici che avviene oggi sui mercati spot del GNL, ma in fondo, se guardate i piani infrastrutturali fra Russia e Cina, quella concorrenza è in qualche maniera non regolamentata, c'era già, perché insomma i vari gasdotti che partono dalla Siberia e arrivano in Cina sono progetti che vanno avanti da almeno 20 anni. Quindi sì, sarebbe opportuna una maggiore regolamentazione. Attenzione che bisogna andare a incidere dove puoi agire, e il tema, cioè la speculazione c'è perché il mercato è fragile perché mancano i mezzi, manca la materia prima, e lì bisogna intervenire più che con regole, con visioni di medio termine, quindi approvvigionamenti e innovazione e tecnologia, come spiegava Vanni nella sua relazione. Le presentazioni saranno disponibili, vero? Ci contiamo che possiamo poi pubblicarle, Antonella, no, sul sito di Union Camere Veneto e sul sito, la pagina web dell'Osservatorio, dentro ospitata nel sito della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Siamo perfettamente in orario, grazie proprio a come anche il relatore hanno gestito bene il tempo delle relazioni, non mancando di chiarezza, quindi c'è, se volete, uno spazio, qualche altro minuto per qualche domanda. Domenico, se tu puoi dare il saluto finale, ti cedo volentieri il microfono. Non posso che ringraziarvi, Claudio, Vanni, dei vostri interventi chiari, illuminanti, all'insegna di quella consapevolezza su quei due fronti di cui dicevamo, che hanno ispirato un po' questo webinar. Continueremo a battere su questo tema, perché è di estrema importanza. Grazie, ci sono i ringraziamenti in chat. Domenico, chiudi tu con i saluti. Io voglio ringraziare i relatori e tutti i partecipanti, e do appuntamento alla prossima presentazione di studi e ricerche dell'Osservatorio Economico. Grazie a tutti. Grazie davvero, buona prosecuzione di giornata e alla prossima. A presto, arrivederci. Grazie.